nuova presidente della Sicilia, Rosario Crocetta, sarà proclamato venerdì. Lo statuto siciliano è ancora attuale, un convegno per discuterne oggi a Palermo. Già 20.000 studenti per la 10ª edizione di Orienta Sicilia. Buonasera, seconda edizione di Media News, oggi è mercoledì 7 novembre. Il neo presidente della regione siciliana, Rosario Crocetta, sarà proclamato venerdì. Intanto Raffaele Lombardo fa l'analisi del voto e rivendica le scelte della sua amministrazione. Il grande giorno doveva essere oggi, invece Rosario Crocetta dovrà aspettare ancora un po' per essere proclamato ufficialmente presidente della regione siciliana. Si parla di venerdì, ma non è ancora sicuro. Il fatto è che in corte d'appello la verifica dei voti procede a rilento, per un motivo molto semplice. Al personale dei tribunali non viene pagato lo straordinario e così l'attività di controllo elettorale viene svolta durante il normale turno di lavoro. Questo allungamento dei tempi riguarda anche i neodeputati eletti alla Assemblea regionale siciliana. Nel frattempo il governatore uscente, Raffaele Lombardo, rinnova i suoi auguri a Crocetta e rivendica tutto il suo percorso politico e amministrativo. Abbiamo impresso una svolta alla Sicilia sul piano delle riforme, ha detto Lombardo. Penso a quelle sulla sanità, i rifiuti, la formazione o alla riforma delle ASI con la creazione dell'IRSAP che ha portato alla scomparsa di 9 carrozzoni costosi e inefficienti, oppure agli IACP che abbiamo commissariato risparmiando i costi dei CDA o ancora la riduzione degli ATO rifiuti. E sulle elezioni Lombardo non ha dubbi. Crocetta avrebbe vinto grazie al PDL, cioè grazie al mancato accordo elettorale tra moderati e autonomisti. Questi ultimi, secondo Lombardo, devono intestarsi una nuova battaglia dall'autonomia all'autodeterminazione della Sicilia. Si dà atto al neopresidente Crocetta in queste prime designazioni di aver dato rilievo al merito e alla competenza fuori dalle logiche degli apparati e in controtendenza rispetto alle prassi e alle consuetudini di certa vecchia politica con trascorsi ultradecennali. Lo ha detto l'assessore regionale per il turismo, sport e spettacolo Daniele Tranchida, che ha aggiunto di gradire particolarmente il passaggio di testimone con un esponente che ha portato lustro alla Sicilia sul piano artistico e musicale anche a livello internazionale, in riferimento a Franco Battiato, e che rappresenta un'eccellenza nel panorama culturale isolano. A 200 anni dalla promulgazione della Costituzione siciliana, lo statuto autonomo di cui gode la regione è ancora attuale. È stato questo il tema di un convegno che si è svolto oggi a Palazzo dei Normanni. Far conoscere lo statuto autonomo siciliano ai giovani, questo l'obiettivo del convegno che si è svolto oggi alla Sala Gialla di Palazzo dei Normanni dal titolo L'autogoverno della Sicilia, dai modelli storici all'autonomia statuaria. In occasione del bicentenario della Costituzione siciliana che fu adottata dal Regno delle Due Sicilie nel 1812 sul modello della Costituzione inglese per difendersi dall'oppressione fiscale dei Borboni, giuristi ed esperti di diritto si sono confrontati sullo stato di salute dell'autonomia regionale siciliana per contestualizzare le possibilità di sviluppo dello statuto autonomo che dal 1946 ad oggi è rimasto pressoché invariato. È importante che i giovani si interessino delle istituzioni della Sicilia, studino il loro statuto, conoscono la Costituzione. Non è un giorno in cui si celebra l'ennesimo pianto greco sulla mancata attuazione dello statuto o si rivendica chissà che cosa. Si ragiona sul fatto che lo statuto nel 1946 era stato visto come uno strumento particolare per promuovere uno sviluppo di un territorio. In esso c'era una specialità che era una prerogativa del popolo, non del palazzo. Oggi quindi questi giovani sono invitati a ripensare l'autonomia proprio in questa chiave. Abbiamo la necessità di rivedere il nostro statuto, di farne uno strumento di promozione economica, sociale per il nostro territorio. Cambiamo argomento, la Guardia di Finanza ha compiuto perquisizioni nelle sedi di Alitalia e Winjet nell'ambito di una inchiesta aperta dalla Procura di Catania sulla trattativa poi fallita avviata tra le due compagnie aeree. L'inchiesta, coordinata dal procuratore capo Giovanni Salvi, allo Stato non ha indagati. Il fascicolo è aperto contro ignoti. L'atto chiude la prima fase delle indagini preliminari avviate dalla scorsa estate dalla Procura Etnea, che si era mossa su due fronti. Il primo aspetto dell'inchiesta riguarda la denuncia sporta da legali rappresentanti di Winjet nei confronti di Alitalia sulla gestione delle trattative per l'acquisto della compagnia aerea o di suoi assetti patrimoniali.
Il secondo, che la magistratura ritiene autonomo ma allo stesso tempo collegato, punta a verificare se sussistano reati nella gestione di Wingett e in particolare nella redazione della documentazione contabile. Già il 29 agosto scorso la Guardia di Finanza aveva proceduto al sequestro di documentazione negli uffici di Wingett. Il commissario liquidatore della GESIP a Palermo, Giovanni Labianca, ha convocato i sindacati nella sede dell'azienda in via Maggiore Toselli. La riunione è stata organizzata per elaborare un documento condiviso con le parti sociali sulla vertenza della società partecipata del Comune di Palermo in liquidazione. Sono circa 1.800 i dipendenti della GESIP che dal 1 settembre sono senza paga, lavoro né ammortizzatori sociali. A Piazza Pretoria invece è in corso da questa mattina un presidio dei lavoratori, una delegazione di operai è stata autorizzata ad assistere alla seduta del Consiglio Comunale a Sala delle Lapidi. Il Comune di Palermo ha istituito un presidio fisso durante le ore di chiusura davanti alla scuola Falcone dello Zen. L'istituto, vessato da continui raid vandalici, verrà presto monitorato anche da un circuito di telecamere. Ogni giorno dalle 14 alle 7 del mattino la scuola Giovanni Falcone verrà presidiata, monitorata costantemente anche da un circuito di telecamere che verranno attivate presto. Questa è la prima risposta che l'amministrazione comunale vuole dare ai raid vandalici che in questi mesi hanno stremato la scuola, ma specialmente al presidente dell'istituto Domenico Fatta e a chi stava per gettare la spugna dopo aver difeso da solo in prima persona l'edificio. Parole di sostegno all'iniziativa dell'amministrazione comunale, ma anche per dar forza al dirigente scolastico, arrivano dal sindaco Orlando che in questo momento si trova in Messico. In accordo con lo IACP poi è stato annunciato un progetto per impiegare i locali dell'Insula 3 come biblioteca ed uffici di delegazione del quartiere, ma non basta. Un altro accordo è stato siglato con il CONI per la pianificazione di attività sportive che possono permettere la fruizione anche pomeridiana dell'istituto. Insomma, sembra che la scuola Falcone, ormai da tempo simbolo della sconfitta dello Stato, potrebbe iniziare ad avere un destino diverso. Corriere della droga, 15 anni, trasportava cocaina da Palermo a Trapani sugli autobus di linea. Un ragazzino è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile non appena sceso dal pullman alla fermata di via Fardella a Trapani. Il minorenne aveva addosso, nascosti negli slip, due involucri in cellophane che contenevano 33 grammi di cocaina. Il quindicenne è stato condotto presso il centro di prima accoglienza di Palermo. E adesso una pausa pubblicitaria. È arrivato il digitale terrestre. Basta un decoder o un televisore con sintonizzatore integrato per poter ricevere la nuova offerta televisiva. Continua a seguire le nostre TV sul digitale. Tele One sul canale 19, Antenna 1 sul canale 185 e Video One sul canale 196. Non perderci di vista. Posizionaci tra i preferiti o ricorda le numerazioni. Potrai anche vederci nelle province di Catania, Caltanissetta, Enna e Ragusa. Più copertura, più qualità, più servizi. Seguici sul digitale terrestre. Già 20.000 studenti per la decima edizione di Orienta Sicilia. La manifestazione sull'orientamento universitario e professionale organizzata dall'associazione Aster che si svolge alle ex locomotive Sant'Erasmo a Palermo. La cosa più bella è l'interazione con i ragazzi, loro sono molto curiosi, ci chiedono e quindi questo ci dà la possibilità di far conoscere quello che facciamo, cioè la cultura della difesa. Noi cerchiamo di dire a questi ragazzi qual è il nostro impegno quotidiano, l'impegno dell'aeronautica, della marina, dell'esercito, dell'arma dei carabinieri, che non è un impegno... È un impegno silente, diciamo, noi facciamo cose in patria e all'estero, ma soprattutto facciamo cose che hanno un ritorno per la collettività. Dopodiché parliamo anche con questi ragazzi cercando di capire quali sono le loro aspirazioni e cercando di dargli un ventaglio delle scelte anche formative, delle possibilità formative che si hanno nelle forze armate, nelle varie forze armate che hanno delle loro nicchie specialistiche dove i ragazzi possono, se vogliono, trovare una loro ragione di vita. I giovani chiedono che tipo di formazione diamo,
quanti corsi di laurea abbiamo e soprattutto qual è il contesto in cui andranno a studiare. E loro non sono solo interessati ad una materia di studio, a una disciplina, ma a capire che cosa offre complessivamente un'università. E allora un'università come Padova offre moltissimo. Noi abbiamo non solo tutti i corsi di studio, buona parte, cioè dei corsi di studio disponibili nel sistema universitario italiano, ma abbiamo un sistema di formazione completo, connessioni internazionali, abbiamo una scuola di eccellenza che è la Scuola Galileiana di Studi Superiori e negli ultimi anni siamo, diciamo, nelle graduatorie nazionali e internazionali ai primi posti per tutta una serie di discipline di studio. Emergenza rifiuti scongiurata nei comuni del Palermitano serviti dal lato Palermo 5, Ecologia e Ambiente S.p.A. Sono in arrivo infatti gli stipendi di ottobre. I sindaci del comprensorio e la società hanno assunto inoltre l'impegno di trovare la copertura finanziaria necessaria fino al 31 dicembre. E quanto è emerso oggi nel corso della riunione fra sindacati e il commissario liquidatore della società d'ambito. I sindaci, come comunicato alla società, hanno già avviato il trasferimento delle risorse economiche che consentiranno il pagamento delle retribuzioni di ottobre da lunedì della prossima settimana. Riprenderanno domani le attività delle società sportive nella vasca coperta della piscina comunale di Palermo. Si è infatti conclusa la fase di riempimento e clorazione della vasca, che era stata svuotata per essere sottoposta ad interventi urgenti di manutenzione ed era inagibile da alcuni mesi. Il riempimento della vasca era cominciato lo scorso 26 ottobre ed è stato completato a tempo record, anche grazie alla collaborazione dell'AMAP, che ha messo a disposizione alcune autocisterne per il trasporto di acqua verso l'impianto. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Situazione meteo di oggi, mercoledì 7 novembre su Palermo. Pioggia alternata a schiarite, vento da nord-nord-ovest con intensità di 16 km all'ora, temperatura minima 16 gradi, massima 19. Nel Catanese pioggia anche abbondante, venti prevalentemente moderati da nord-ovest, temperatura minima 12 gradi, massima 21. Per domani giovedì 8 novembre a Palermo il cielo sarà sereno, i venti saranno prevalentemente deboli di grecale, temperature in lieve aumento. In provincia di Catania domani il tempo sarà bello con venti deboli di maestrale, temperatura minima 15 gradi, massima 20 gradi.